l'alimentazione del carburante al motore diesel non è affidata al carburatore, che qui non c'è, ma ad un complesso sistema di alimentazione che ha il compito di regolare rigorosamente la portata e la pressione dell'iniezione. L'impianto di alimentazione del combustibile nel motore diesel si divide in due parti fondamentali: la pompa di iniezione e l'apparato di iniezione propriamente detto, costituito dall'iniettore. Passiamo ora ad esaminare le parti di tale sistema. Esse sono un serbatoio, una pompa di iniezione, una pompetta di alimentazione, uno o più filtri, gli iniettori e il depuratore dell'aria. Il gasolio introdotto nel serbatoio è richiamato dalla pompetta di alimentazione e poi mandato sotto lieve pressione dentro al filtro. Esce da questo depurato e va nella pompa di iniezione, da dove è spinto energicamente negli iniettori. Un tubo di recupero riporta il gasolio eccedente nel serbatoio. Il serbatoio, che qui vediamo, ha una configurazione rotondeggiante ed è saldato esternamente a metà. Porta un tappo per l'introduzione del combustibile ed un filtro a maglie grosse per impedire l'introduzione delle impurità più grossolane. Nell'interno vi è una paratia forata che ha il compito di attenuare lo sbattimento del combustibile che durante la marcia della trattrice porterebbe in sospensione le impurità eventualmente depositate sul fondo. Il filtro dell'aria in un motore diesel è un organo di importanza essenziale perché deve assolutamente trattenere le impurità presenti nell'atmosfera prima che l'aria entri nel cilindro. Il filtro dell'aria, più precisamente detto depuratore d'aria, è formato da un prefiltro centrifugo e da un condotto centrale che l'aria percorre prima di sbattere dentro ad una vaschetta contenente dell'olio. L'aria gorgoglia in esso, esce, attraversa diaframmi a rete e quindi due matasse filtranti. Percorre il condotto d'uscita e va nel cilindro. Riesaminiamo ora il circuito di alimentazione di un motore diesel seguendo questo schema. Il gasolio viene aspirato nel serbatoio dalla pompetta di alimentazione. Viene spinto nel filtro, di cui qui vediamo una sezione dal vero con l'entrata del gasolio, e la massa filtrante montata nella carcassa sezionata per meglio dimostrarne la conformazione. È chiamato filtro a cartuccia perché quando è intasato se ne può sostituire l'elemento filtrante che ha la forma di una grossa cartuccia da caccia. Proseguiamo nello schema. Attraverso questo tubo il gasolio entra nella pompa di iniezione che ha il compito di pressare il carburante negli iniettori secondo l'ordine di iniezione. In questo grafico animato seguiamo il circuito del gasolio e vediamo come esso venga iniettato nei cilindri. Dal serbatoio alla pompetta di alimentazione, al filtro, alla pompa di iniezione, dalla quale è pressato attraverso iniettori nel primo cilindro, nel terzo, nel quarto e nel secondo. L'ordine di iniezione è quindi 1, 3, 4, 2. La notevole pressione con cui viene spruzzato il gasolio è necessaria per far penetrare a forte velocità le goccioline liquide di carburante nell'interno dei cilindri, dove già esiste una notevole pressione, e per suddividere, nella misura più elevata possibile, il gasolio in minutissime goccioline, affinché esse possano meglio mescolarsi con l'aria compressa e calda. In particolare, ecco la pompa di alimentazione, che è l'organo che ha la funzione di aspirare il gasolio dal serbatoio e mandarlo sotto pressione nel filtro, dopo il percorso delineato in questo grafico. Nel filtro, seguendo le frecce di indicazione, il gasolio entra dall'esterno, attraversa la massa filtrante, si depura, si raccoglie all'interno,
risale ed esce per andare nella pompa di iniezione, dalla quale sarà pressato negli iniettori e spruzzato nei cilindri. Ed ecco finalmente una vera pompa di iniezione, che è la parte più importante del motore diesel. È formata da una carcassa metallica che racchiude gli elementi pompanti. Ecco la leva di comando variatore, il tappo di ispezione, l'asticina indicatrice del livello olio, la pompa di alimentazione con la pompetta di adescamento ed il giunto di comando per mezzo del quale l'albero della pompa riceve il movimento dell'albero motore. Nella parte superiore osserviamo i tappi di raccordo per i tubi che vanno agli iniettori. Esaminata la pompa all'esterno, vediamola ora internamente in un disegno sezionato. Questa è la carcassa che racchiude gli elementi pompanti, l'albero a bocciuoli, il regolatore di velocità e le parti di un elemento pompante sezionato, dalla base fino ad arrivare al tubetto di raccordo dell'iniettore. Seguiamo ora le indicazioni della bacchetta in questa sezione trasversale della pompa di iniezione e impariamone la complessa costituzione. Quest'organo, già lo conosciamo, è la pompetta di alimentazione, con il tubo di arrivo e quello di mandata del gasolio. Essa è azionata da un eccentrico dello stesso albero, a cam o a bocciuoli della pompa. Le parti di un elemento pompante sono la punteria, il piattello inferiore, la molla, il settore dentato, l'asta cremagliera, il pistoncino, il cilindretto, la valvola di mandata, la relativa molla ed il raccordo di mandata. Ripetiamo la nomenclatura dal vero: tappo inferiore, albero a bocciuoli, eccentrico, punteria, piattello inferiore, pistoncino, molla, piattello superiore, manicotto di regolazione, settore dentato, cilindretto, porta valvola, renella, valvola di mandata e relativa molla, raccordo di mandata, asta cremagliera. Studiamo ora il funzionamento della pompa di iniezione. L'albero a bocciuoli, per mezzo di una punteria registrabile e relativo rullino, comanda il pistoncino dell'elemento pompante. Una robusta molla riporta il pistoncino in posizione di punto morto inferiore. Contemporaneamente, l'asta cremagliera, comandata dall'acceleratore e ingranante sul settore dentato, fa ruotare i pistoncini intorno al proprio asse, senza naturalmente intralciare l'altro loro movimento verticale nei cilindri. Vediamo ora le quattro posizioni della corsa del pistoncino nel cilindretto. Movimento verticale del pistoncino. Prima posizione, punto morto inferiore. Qui il pistoncino è al punto morto inferiore. Ecco il settore dentato, la cremagliera, il pistoncino, la camera di compressione, la valvola di mandata. Già sappiamo che il pistoncino può ruotare sul suo asse. Non ancora alzato dall'eccentrico dell'albero a bocciuoli, lascia qui aperti i due fori del cilindretto che comunicano col canale collettore pieno di gasolio. La valvola di mandata rimane pertanto chiusa. Movimento verticale del pistoncino. Seconda posizione. Inizio corsa. Ora il pistoncino, sospinto dall'eccentrico dell'albero a bocciuoli, sale verso il punto morto superiore e comprime il gasolio che in un primo momento rifluisce nel canale collettore attraverso i fori del cilindretto. La valvola di mandata è ancora chiusa. Movimento verticale del pistoncino, terza posizione, mandata. Quando però, continuando la sua corsa in salita, il pistoncino viene a coprire i fori del cilindretto, il gasolio è messo in pressione, alza la valvola di mandata e spinge il combustibile nell'iniettore. Movimento verticale del pistoncino, quarta posizione, fine mandata. Il pistoncino, proseguendo la sua corsa in salita,
presenta ora la sua fresatura elicoidale dinanzi al foro di scarico del cilindretto. Il gasolio sotto pressione si scarica nel condotto e la brusca caduta di pressione provoca la chiusura della valvola e la fine della mandata del gasolio nel cilindro del motore. Movimento rotatorio del pistoncino. Prima posizione. Mandata nulla. Se poi si fa ruotare il pistoncino in modo che presenti il taglio verticale in corrispondenza del foro, durante la corsa ascendente non si ha pressione di gasolio, perché questo rifluisce continuamente nel collettore orizzontale. Movimento rotatorio del pistoncino. Seconda posizione, mandata con portata massima. Facendo poi ruotare gli stantuffini con la cremagliera, si ha la portata massima, cioè si pompa la massima quantità di gasolio nel cilindro quando la distanza fra l'orlo superiore dello stantuffino e l'orlo inferiore della scanalatura elicoidale è massima. Movimento rotatorio del pistoncino. Terza posizione. Mandata con portata in diminuzione. Facendo ancora ruotare lo stantuffino, si diminuisce la distanza sopradetta e la mandata del gasolio risulterà gradatamente minore. Esaminiamo ora una vera pompa di iniezione sezionata. Riconosciamo il canale collettore del gasolio, l'albero a bocciuoli, la leva collegata all'acceleratore che, azionando l'asta cremagliera, fa ruotare i pistoncini sul loro asse. In questo particolare vediamo due elementi pompanti sezionati, con i pistoncini in portata minima, cioè pompanti la quantità minima di gasolio necessaria per il funzionamento del motore. Ecco la portata media, con media quantità di gasolio pompato. Ed infine ecco la portata massima, in cui è inviata ai cilindri la massima quantità di carburante per ottenere il conseguente massimo numero di giri dell'albero motore. Passiamo ora a descrivere la seconda parte fondamentale del sistema di alimentazione di un motore diesel e precisamente l'apparato di iniezione. Esso è costituito dagli iniettori, di cui qui vediamo tre esemplari diversi. Sono organi che hanno il compito di introdurre il combustibile finemente polverizzato dentro il cilindro. Il primo a destra e quello centrale sono iniettori per motori ad iniezione diretta, l'ultimo a sinistra per motori ad iniezione indiretta. Gli iniettori, di cui vediamo un esemplare intero e sezionato, sono avvitati o infilati in un foro praticato lateralmente o superiormente alla testa del blocco cilindri, in modo che la loro estremità sporga nella camera di combustione o nella precamera. Vari sono i tipi di iniettori, ma ognuno di essi è costituito da un corpo cilindrico di acciaio, detto ugello polverizzatore, che qui vediamo disposto superiormente, dentro il quale scorre a perfetta tenuta una valvolina chiamata spillo o dago, che vediamo inferiormente, la quale è premuta dentro l'ugello da una molla tarata. Gli ugelli polverizzatori sono di due tipi, ad un solo foro, detti ugelli a pernetto, e da più fori. I polverizzatori a pernetto vengono montati su motori ad iniezione indiretta, ai quali si richiede una pressione di iniezione da 120 a 130 atmosfere circa. I polverizzatori a più fori sono usati nei motori ad iniezione diretta con pressioni assai più elevate, 150-250 atmosfere circa. Qui vediamo davvero le parti di un iniettore a più fori. Il raccordo superiore di arrivo del combustibile, il filtro a barretta, l'arenella di taratura, la molla di pressione, importantissima perché determina la pressione di iniezione, il piattello di appoggio per netti, lo spillo valvola che scorre a perfetta tenuta dentro il polverizzatore o ugello, il porta polverizzatore. Il principio dell'iniezione possiamo grossolanamente raffigurarlo con questo comune spruzzatore per liquidi. Ora invece ci appare il disegno di un vero iniettore che ripete l'iniezione come avviene realmente. Affinché si verifichi una buona combustione, le particelle di gasolio che l'iniettore spruzza nel cilindro devono essere piccolissime,
e piccolissimi sono quindi i fori dell'iniettore, attraverso i quali il gasolio viene polverizzato, tanto che per vederli è necessario ricorrere ad una lente di ingrandimento. Attraverso questi fori il gasolio finemente polverizzato entra nel cilindro, si combina così con l'aria atmosferica compressa e caldissima e si incendia. In questo motore diesel notiamo come l'iniettore sia montato perpendicolarmente alla testa dello stantuffo e spruzza quindi il gasolio direttamente nella camera di combustione. Si tratta perciò di quel particolare tipo di motore diesel detto ad iniezione diretta.